ragazzi, qui adesso dico Resident Evil Revelations, quindi inizia. Oggi ragazzi mi sento strano e c'ho un aspetto terribile. Perché? Perché sto facendo il video appena sveglio. Ed è quindi una cosa terribile, anche la mia sedia che continua a fare quello che cazzo vuole. Oh, ok, c'ho ancora gli occhi che almeno si chiudono. Però oggi non ho tempo di farli perché sono fuori per tutto il giorno. Quindi devo per forza farli adesso. E sono davvero un relitto umano. Devo cercare di darmi una aggiustata in video. Anche perché sono già le 11. Porca puttana, io coglione che mi alzo alle 11. Che palle. No, dico che palle alzarmi a quest'ora. Perché io mi alzo sempre alle 9. Quindi ho perso tutto il giorno perché mi sono alzato alle 11. Quali segreti? Quanto odio Parker. Già di primo mattino vedere Parker è terribile. Guardalo, Raymond. Ma perché? Perché spacciarsi per la Veltro? Ce lo stavo per dire. Scopri la verità su Terra Grigia. Così è questo il segreto della Zenobia. Ah, è vero, abbiamo visto questo. Ok, non mi ricordo per niente cosa stavamo facendo perché è tanto che non gioco, ok. Ora più o meno la situazione è ancora inquadrata. Episodio 9, senza via di fuga, che poi è senza uscita, però è molto più figo dire senza via di fuga. C'è l'uomo spazzatura che sta facendo una battaglia rap o cosa? Cosa c'è? Non sta facendo niente, si vede benissimo che nel monitor non accade nulla. Sta pigiando tasti a random. Cosa stai facendo, amico mio? È terribile. Cortengo la versione dimezzata quest'uomo. Più si impari ad andare in giro con un sacchetto della spazzatura umano. Che diavolo hai fatto? Boh, tanto andava a caso. Non ridere! Cosa c'è da ridere? Non ho fatto niente. Cosa? Che cazzo di scena era questa? Non l'ho capito. Ridono, non ho fatto niente. E stanno seri. Non dirmi che la batteria è morta. Quello con la tazza. Il lato positivo è che la faccenda della congiura si chiarisce. Che cosa c'è sulla tazza, tra l'altro? Dobbiamo tornare all'aeroporto, subito. Subito. Però c'è di bello che l'uomo ha due maceti sulla schiena. Aia, l'aeroporto è stato attaccato. Mi sa, vabbè, è ovvio, se mi fanno andare, mi fanno giocare, vuol dire che è stato infettato. Anche l'altra squadra è sparita. No, c'è nessuno, la squadra è sparita e c'è un silenzio inquietante, quindi... Ho preparato una backdoor. Mi basta un palmare. E perché non l'hai detto prima? Che uomo pieno di risorse, che ragazzi. La mia teoria è corretta. Allora la verità sulla Veltro è davvero... Vera? Cosa significa? Mi prendi in giro. Non voglio saltare alle conclusioni. Mi servono informazioni. Da quando ci sono così tanti video, comunque? Comunque, perché continuate a essere così... Cosa state facendo in quelle pose omosessuali? Perché continuano a essere così misteriosi? Si guarda alle mie teorie e la verità sulla Veltro... Ok, troviamo quel computer. Dillo! Che cavolo! Che cavolo! Solo che abbia un processore potente. Cosa, di cosa sta parlando? Di cosa stai parlando, amico? Cazzo, è primo mattino, non farmi anche gli indovinelli. Cioè, primo mattino per me che mi sono appena alzato, va bene. In effetti non è così tanto primo mattino. Dov'è andato? Minchia, che fretta che ha quell'uomo. Dove sei? Qua? Cazzata. Però aspettate che qua tra le macerie c'è... No. Stavo un medikit, così a caso. È una rana, è diverso. Lo schivato, davvero. Che cazzo fai? Oh, epico quest'uomo. Sarà anche un sacchetto della spazzatura, ma c'hai i doppi macete. Straepico. Morto. Ancora no. E crepa, doppio macete della vendetta incontrastata. Pugno di fuoco. Qua cosa c'è? Ah no, qua era dove c'era il video. C'era qualcosa. Che memoria, ragazzi. È assurdo. Così hanno fatto questo casino. Eh no.
No, non è il momento per le teorie cospirazioniste. Appunto, anche perché mi sono appena alzato e non capirei un cazzo. Nulla! E niente! Nel prossimo ci sarà Nisba! Questo cos'è? Bomba man, buono, fanno sempre comodo. Andiamo, Jimmy Bobo. Jimmy Barba, stavo dicendo. Che non c'entra un cazzo. Ma perché Jimmy Bobo invece c'entra? Wow, questo mi sembra uno scontro da boss gigante. Soprattutto vedendo che ci sono così tante provviste. Cos'è sta roba? Il fucile da cecchino! È arrivato. No, aspetta, però dammelo al posto. Quanti colpi ha? Un casino. Vabbè, no, sono io che ne ho un bordello, in verità. Dammelo al posto della pistolina. Tanto non la userò mai. Sicuramente. In carne e ossa. Cos'è? Perché in carne e ossa? Se è un oggetto e hai osato dire in carne e ossa per fare il figo, ti uccido. Ok, mettiamoci al lavoro. Anche di primo mattino, sì. Questo è sé. Cosa diavolo? Non succede niente. Di cosa stai parlando te? Io sono qua a cazzeggio. Non è colpa mia, ho bisogno di più potenza. L'MB28 consuma. Ah, è questo l'MB28, è quello di cui si vanta. Quel grosso processore. Ok. Tu resta qui a fare due chiacchiere con la tua fidanzata. Appunto, bravo, hai detto bene. Sembra un coimpirla. Spero che questo mucchio di ruggine funzioni. E uno? Vabbè, sappiamo anche dov'è l'altro. C'è abbastanza energia per caricare l'MB28. Minchia, dammi un attimo. Sì, ora arriva il delirio qua, perché ci sono tre erbe verdi, due bazooka. Pronti, ragazzi? Ok, ora sicuramente comincerà qualcosa di epico. Devo... Ok. La mia cresta non esiste più. È troppo lungo i capelli. No, vedi che non fai niente, non lo vedi. No, prima devo decodificare gli algoritmi di crittografia. Cosa stai dicendo? Con la mia piccola MB28 sarà questione. Stai zitto, smettila di parlare in quel modo. Eccolo che arriva. Pronto? Sei pronto? Oh no, i cani. Dai, sali qua, sali. Cosa? Sono io Grinder? Ah, che pensavo fosse il nome degli zombie. Davvero sono così stupidi? Se io rimango qua non fanno nulla. Ma è fantastico. Analisi annuale. Sono salite. Non pensavo potessero salire. E beh, adesso si scopre che è la congiura dei cani zombie. Che cazzo, dove sei? Stai fermo. Oh, là, fermo. Stai un po' zitto. Mi stai infastidendo con tutte queste parole. Che, ah, mi hai fatto male. Dov'è l'altro? Dov'è? Qui, no, ricarica. Adesso spara. Che stupidi che sono. Oddio, cos'è quella roba? No, le scimmie. Ah, è stupida. Oh, no, scherzavo. Ecco, fate esplodere i cazzo di barili. Perché i proiettili trapassano in questa maniera assurda? Spari, grande. Ai piedi gli ho sparato. Che cosa? Ah, curati. Scendi, vola. Sto usando tutti i colpi del fucile a pompa. Non è una bella cosa. Cazzo, si è rialzato. Aia. E sali però. Minchia, quanto odio i tasti di sto gioco. Sicuramente stanno usando parole a caso. Il buffering qua non lo so quanto possa centrare. Fatto. Quinta, funzionato. Puoi lavorare. Quanti siete? Aia. Dov'è la scimmia? Rana. Anche voi morite, cioè anche voi siete meglio. Cazzo, sono morto. Sali. Bravo. Aspettiamo un secondo qua. Ok, ora campero qua come un maiale. Vediamo chi è che mi prende. È tipo lui perché ricarico, giustamente. Siete morti? Sei morta? Dammi un fottuto kit, va? No! Ma dai! Il fa grande che gliel'ha detto. No, è morto. Cazzo! Muori! Che culo! E nuovo medikit, bella! No, neanche, ce ne sono sempre quattro. Cazzo! Cazzo!
Vabbè, sicuramente si deve spegnere anche l'altro ancora. Sicuro. Fucile da cecchina, è comodissimo, mio Dio! Wow! Come fa? Ah, ecco appunto. Di cosa sta parlando? Un Python! Perché l'ho colto un Python al posto di roba molto più utile? Vieni qui. Munizioni Magnum, ma che cazzo? Non ho nessuna di queste armi, basta. Ma cazzo! Hanno il Python, ok. C'è quello invisibile. L'ho visto? T'ho visto anche a te? Guardate che siete davvero poco invisibili. Sparagli. Grazie, vabbè allora. Dove sei? Stai fermo un po'. Dov'è? Minchia. Il sistema di mira in questo gioco è terribile. Aia. Cosa vuoi? Dov'è? Sparito. D'accordo che è invisibile, ma pensavo avesse comunque consistenza. Eccolo. Vabbè, allora. Guarda che sparisce subito, così non vale però. Bello che lui non viene toccato. T'ho preso, bastardo. Erba verde, ce n'è una qua, ce n'è una qua. Ce n'è una qua. Oh, fermo. State fermi un po'. Anche tu. Basta, è impossibile. Perché sono così imprendibili tutti? Stai zitto un po', mi stai confondendo. Non riesco a capirci più un cazzo. E vabbè. Oh, quello invisibile è sempre invisibile ormai. Non si fa manco prendere. E dove cazzo è adesso? Dov'è? Dov'è? Ho solo un colpo. Eccolo. Dov'è? L'ho preso. Sì. Oh, morti tutti, vero? Finito, vero? Ok, ora possiamo guardare questo. Oh. Pronto? Sì, sì. Minchia. Minchia. Perché c'è questa inquadratura sulla sua calvizie? Certo, oh, questo spiega tutto. Cosa spiega? Spiega cosa? Chi è dietro la vetta? Sì, probabilmente. C'è un solo modo per scoprirlo. E non è scritto lì, spiega tutto. Lui chi? Qui Forkball, parla O'Brien. Qui Forkball, parla O'Brien. È O'Brien. Direttore O'Brien, forse ho il quadro della situazione. La Veltro non è mai tornata in azione. Cosa? È stato solo un depistaggio, orchestrato direttamente da lei. La sua piccola produzione Veltro, tutto per entrare nella testa di una certa persona. Ah, hai capito quasi tutto. Vieni. Oddio. Per sprecare i miei soldi. Ho analizzato i suoi registri e forse c'è qualcosa che vorrebbe vedere. Allora mostralo. Sì, signore, le mando tutto subito. Attenzione al colpo di scena, ragazzi. Ma che succede? Errore di connessione. Ah, ci hanno trovati. Cazzo. Due che scoprono un segreto ricercati vivi o morti, proprio come nel gioco del falco. Cos'è il gioco del falco? Amico, aspetta, ci sono. Oh, attenzione. Non dovevano stare al PC. Un cazzo con dei missili. Oddio, siamo morti per davvero allora. Ti sei un bastardo comunque. Che disastro. Ma non stai tutto il tuo piano del male, scusa. Ok. Comunque, stoppo qua, ci vediamo nella prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento e diventate fan sul fanpage su YouTube, ragazzi.